Gli Stati Uniti sono sicuramente la prima potenza economica a livello globale, con le sue industrie, le sue università, il loro livello tecnologico sempre all'avanguardia e, come non citare ancora, la banca centrale, la più potente del mondo, che stampa la moneta più diffusa del mondo, e cioè il dollaro. Ecco, non so voi, ma io mi sono chiesto, esiste un limite al debito pubblico che possono accumulare gli Stati Uniti? Perché, ad esempio, se prendiamo l'Europa, voi sapete bene che esiste un limite. I trattati impongono un'accumulazione di debito pubblico da parte degli Stati europei pari al 60% sul PIL. Limite che però non è rispettato il più delle volte, basta guardare Italia e Grecia. Ma, insomma, l'imposizione per quanto riguarda il contesto europeo ha un suo senso, l'ho spiegato, ho cercato di spiegarlo in un video che vi lascio qui in alto a destra. Ma invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, come abbiamo detto, la più grande potenza economica, esiste veramente un limite al debito pubblico? Ha senso? Ecco, la risposta in realtà può venire da questo video, oppure da questo, o ancora da questo. Anzi, in realtà potrei andare avanti fino al 1917, ma per semplicità partiamo dal 1939, più precisamente il 20 luglio 1939, anno in cui gli Stati Uniti impongono un limite al debito pubblico pari a 45 miliardi di dollari. Ecco, ma perché dare un limite al debito pubblico statunitense? Beh, semplicemente perché in quegli anni il governo federale aveva molto potere decisionale per quanto riguarda la politica economica e quanto indebitarsi, senza dare il giusto peso all'opinione del Congresso. Così si ribaltò la situazione e, dopo questa legge, fu il Congresso a decidere il livello massimo di debito pubblico che il governo federale poteva prendere per portare avanti le proprie politiche economiche. Tutto molto chiaro, ma ci manca un pezzo. Insomma, abbiamo detto che nel 39 il limite era di 45 miliardi di dollari, ma voi sapete che gli Stati Uniti non hanno attualmente un debito pubblico pari a 45 miliardi di dollari, bensì pari a 28,7 mila miliardi di dollari. E quindi cosa è successo nel frattempo? È successo che negli anni il Congresso ha deciso pian piano di alzare questa asticella del limite al debito pubblico fino a raggiungere cifre record di oggi. Basti pensare che dagli anni 60 ad oggi il numero di volte in cui il Congresso ha aumentato questo limite è pari a 80 volte, quindi insomma un limite molto elastico, molto simile a quello europeo ad elasticità, e è sostanzialmente un limite umano imposto dalle persone e non imposto da situazioni economiche per cui il governo federale è impossibilitato ad accumulare nuovo debito. Republicans are united in opposition. Quindi tutta questa storia è più che altro una prassi politica. Beh, in realtà questo era vero prima, in passato, ma negli ultimi 20 anni lo scontro sempre più agguerrito tra repubblicani e democratici all'interno del Congresso l'ha fatto diventare da una prassi una vera e propria battaglia politica. I momenti più critici, ad esempio, sono stati raggiunti nel 2011 con Barack Obama. Nobody, Democrat or Republican. Is willing to see the full faith and credit of the United States government collapse. Oppure nel 2019 con Trump. I can't imagine anybody ever even thinking of using the debt ceiling as a negotiating wedge. Oppure ancora proprio adesso in questo momento con Biden alla presidenza. They need to stop playing Russian roulette with the US economy. E con tutti i tre casi in cui il governo federale aveva raggiunto il limite del debito pubblico imposto proprio dal Congresso. E quindi cosa succede in questi casi quando il debito pubblico del governo federale raggiunge il limite imposto dal Congresso? Beh, per legge e non per motivi economici, come ad esempio una decrescita economica, una sfiducia da parte dei mercati finanziari come quella che abbiamo vissuto durante la crisi del 2011-2012 in Europa, ma per legge il governo federale non può più chiedere soldi ai mercati finanziari, e questo comporta che il governo prima o poi si troverà a corto di soldi per svolgere le proprie ordinarie attività di amministrazione di politica economica, e quindi a un certo punto dovrà decidere il governo federale: dare i soldi ai dipendenti pubblici oppure pagare le pensioni.
aprire i musei federali oppure continuare a rinnovare il debito pubblico e quindi pagare gli interessi ai propri creditori. Insomma, sono scelte molto difficili che a lungo andare potrebbero andare incontro a appunto una decrescita economica, perché le persone non si potrebbero trovare senza stipendio, oppure addirittura alla situazione più critica, come per quella appunto del governo che non paga più gli interessi sul proprio debito pubblico e quindi dichiara un vero e proprio default del debito pubblico degli Stati Uniti, per legge e non per un contesto economico. E tutto questo è molto curioso e interessante. Tutte queste ipotesi non solo potrebbero comportare una decrescita economica degli Stati Uniti, ma nel caso più limite potrebbero comportare una crisi finanziaria. Una crisi finanziaria di tali dimensioni che quella del 2008 di Lehman Brothers potrebbe essere un giochino per bambini, ve lo posso assicurare. Addirittura in quest'ultimo periodo la situazione era diventata così allarmante che la Casa Bianca ha scritto un articolo intitolato Life After Default, dove si descrive sostanzialmente un'apocalisse economica non solo per gli Stati Uniti ma per il mondo intero, e tutto ciò per una semplice decisione politica e non per un contesto economico. Molto interessante. E quindi come evitare questa apocalisse economica, tra l'altro autoindotta, che è la cosa più curiosa? Beh, problema politico, soluzione politica. E quindi quella più banale è quella di un compromesso all'interno del Congresso, come quello che è stato raggiunto proprio in questi ultimi giorni da parte del governo federale e del Congresso attualmente in vigore. Compromesso che farà aumentare ulteriormente il livello del debito pubblico almeno fino a dicembre di quest'anno. Oppure ancora, per quanto riguarda l'amministrazione Trump, nel 2019 questa legge sul limite del debito pubblico è stata sostanzialmente sospesa per 2 anni e quindi è stata reintrodotta proprio ad agosto 2021. Tra l'altro i repubblicani, molto oppositori ultimamente dell'aumento del limite del debito pubblico, in realtà devono sapere che l'aumento del debito pubblico e quindi il raggiungimento di questo limite è stato dovuto proprio a causa delle politiche economiche di Trump, ma vabbè, lasciamo da perdere questo discorso. Ancora, ad esempio, nel 2011 con Obama l'impasse politica riguardo questa situazione del limite del debito pubblico è stata superata attraverso un lavarsi le mani da parte del Congresso, cioè praticamente il Congresso ha dato pieno potere ad Obama e che effettivamente ha redatto una legge che dava tutti i poteri ad Obama per aumentare i limiti al debito pubblico e quindi superare questa crisi. Crisi tra l'altro che ha generato non pochi problemi nel 2011, ad esempio ha fatto diminuire il rating del debito pubblico da AAA ad AA+. Per quanto riguarda gli Stati Uniti e generando anche non poche turbolenze nei mercati finanziari. Se volete vi lascio il link in descrizione per approfondire. Ma queste sono soluzioni in fondo normali. In realtà ci sono alcune soluzioni che sono state proposte molto più fantasiose e che sono nell'aria addirittura da una decina d'anni, proprio nel momento in cui Obama nel 2011 doveva affrontare questa crisi di limite del debito pubblico. Stiamo parlando della di una moneta di platino pari a $1 trilione. Il piano è molto semplice. Il tesoro conia questa moneta da $1 trilione e la dà alla Fed. In questo modo il governo si troverà da un giorno all'altro con a disposizione $1 trilione da poter spendere per fare le proprie politiche economiche e quindi sostanzialmente evitando il problema del limite al debito pubblico imposto proprio dal Congresso. Questa soluzione ha un po' di curiosità all'interno. Ad esempio, vi ho specificato che la moneta deve essere di platino. E perché non d'oro, d'argento o di bronzo, oppure una banconota, un bel bigliettone da $1 trilione? Semplicemente perché l'erogazione di queste monete o banconote sono sotto la decisione del Congresso e quindi praticamente si sarebbe punto e a capo. Ma il platino no. Il platino non ha bisogno dell'approvazione del Congresso, così il Tesoro può decidere in maniera autonoma di coniare questa moneta da $1 trilione. Com'è strano a volte il mondo, eh? Basta cambiare il materiale di una moneta, anche se a livello logico non ha alcun senso, eppure la situazione cambia completamente. Come vi dicevo, la soluzione è stata presa in considerazione anche durante il 2011, nella già citata crisi al limite del debito pubblico con Obama, ma anche nell'attuale crisi al limite del debito pubblico con Biden è stata presa in considerazione anche da alcuni economisti molto famosi, tra cui Krugman.
Detto ciò, comunque, la presidente del Tesoro, Janet Yellen, che ha l'ultima parola riguardo questa soluzione, si è sempre reputata a sfavore nel coniare appunto questa moneta. Perché sì, potrebbe funzionare a livello teorico, ma potrebbe avere anche delle ripercussioni molto gravi. Ad esempio, effettivamente coniare una moneta di così tanto valore sarebbe praticamente monetizzare il debito pubblico statunitense, quindi far svalutare il dollaro e anche far innescare una crisi finanziaria anche piuttosto grave. E quindi sostanzialmente il problema potrebbe non essere risolto. Detto ciò, comunque, la situazione è rimandata a dicembre 2021, quando ci sarà un nuovo scontro all'interno del Congresso per decidere se e quando e come aumentare il limite al debito pubblico. Però sì, tutta questa storia è interessante notare come gli Stati Uniti erano, se vogliamo, un po' ad un passo dal coniare una moneta da 1.000 miliardi di dollari. Io sono Giorgio di WhatsApp Economy, spero che questa storia vi abbia interessato. Ringrazio i patron, i manager di WhatsApp Economy che sostengono questo progetto, e ci vediamo alla prossima puntata di WhatsApp Economy. Alla prossima!